Vangelo Daily, il podcast che ti accompagna ogni giorno con il Vangelo. Buon ascolto. Giovedì 29 giugno, lettura del Vangelo secondo Matteo, capitolo 16, versetti 13-23. Essendo giunto Gesù nella regione di Cesarea di Filippo, chiese ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Voi, chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù disse: «Beato te, Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli». Questo è un punto centrale di alcuni Vangeli, il momento in cui i discepoli devono dare la loro risposta. Sono loro adesso che devono fare il catechismo, non a partire da ciò che hanno sentito, ma a partire da quello che sentono nel cuore. E questo dialogo con i discepoli, effettivamente, dà un cambio nella vita di Pietro. Non è un vero interrogatorio su Gesù per capire qual è la risposta giusta. A Gesù stesso non interessa questa risposta perfetta. Quando noi diciamo che è una persona per noi, significa che l'altro ci interessa perché ci tocca la vita. L'interrogativo infatti che Gesù pone a noi, suoi discepoli, è vitale. Non è, come detto prima, la ricerca di una risposta giusta. Così per dire noi sappiamo. Ma è una domanda che cerca la relazione. Chi è Gesù per noi? Mi cambia la vita? Fa emergere la mia identità più profonda? Non ce ne accorgiamo, ma la differenza fra una morale annunciata dai pulpiti e un'idea trasmessa dai nostri catechismi è la stessa persona di Gesù, e questa differenza è enorme. Le idee me le faccio e me le distruggo, le manipolo come voglio e magari le smentisco il giorno dopo averle dette per convenienza, anche politica. La persona, invece, non la posso manipolare e non ne posso fare ciò che voglio. È soggetto di relazione, cambia tutto. Centrale non è la mia idea, ma centrale è l'incontro e l'ascolto, il rispondere, il dialogo. Questo è il centro della fede. Cosa pensiamo quando ci diciamo che il cristianesimo non è o non dovrebbe essere una dottrina, nemmeno un'ideologia, ma una persona concreta, cioè Gesù, Signore delle nostre vite perché ha donato la sua vita per le nostre? Che cosa realmente pensiamo? Pietro è stato sincero con il Signore, anche quando si oppone al suo progetto. Sì, perché l'identità e la volontà di Dio sono una cosa sola ed è aderendo con il cuore che potremo non solo lasciarci confermare nella fede che Pietro ha annunciato, ma anche piangere con Pietro per l'infedeltà che continuiamo a ripetere. Il Cristo lo si può conoscere e proclamare, come sottolineerà lo stesso Gesù, solo attraverso la fede e la luce che ci viene da questa. La profondità del Cristo ci è rivelata lungo un cammino che passa per la croce e ci conduce alla pienezza della conoscenza. Questo è sottolineato dal fatto che nel medesimo passo è detto che Gesù inizia a parlare apertamente della sua passione. L'esperienza di fede non è una passeggiata senza impegno, ma interpella tutto il nostro essere e richiede una risposta di vita che non può essere vaga. Buona festa dei Santi Apostoli Pietro Paolo a tutti e grazie per aver meditato insieme. A domani.